Lascio adesso la parola a Marco Montemagno, che è curatore e conduttore di una bellissima trasmissione, a mio avviso, che si chiama Reporter Diffuso su Sky. Chiamo Marco sul palco, grazie. Marco? Non c'è Montemagno? Marco? So che vi state ascoltando, avverto la vostra presenza. So che avete paura di noi, paura di cambiare. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Sono venuto a dirvi come comincerà. Adesso appenderò il telefono e farò vedere a tutta questa gente quello che non volete che vedano. Quello che accadrà dopo dipenderà da voi e da loro. Wow, Matrix, Neo, l'eletto. L'aspetto buffo è che quando mi hanno chiesto come vorresti essere introdotto allo Yab Forum, io ho detto, beh, con Matrix, l'eletto che ha tutte le risposte, e l'abbiamo visto, ma io scherzavo. In realtà io non ho risposte, le risposte le avete già voi, le ha David Weinberger, che ormai è quasi un eletto praticamente. E quindi io quello che posso fare è mettere a disposizione qualche esperienza, qualche conoscenza e provare a essere un pochino di utilità. Tutto qui, cominciamo. Grazie per l'applauso di incoraggiamento spontaneo, grazie. Allora, la buona notizia secondo me è che stiamo uscendo da una Matrix. Internet in Italia sta uscendo finalmente da una Matrix. Mi sono sempre chiesto perché noi abbiamo in questi anni sempre dovuto sentirci come l'ultimo della fila, no? Lo sfigato di turno, quello che fa parte un po' della involuzione e non della evoluzione. E questo perché ci sono sempre stati un sacco di luoghi comuni in questi anni. Luoghi comuni, quello che ci viene detto dai media e via dicendo. Ne vediamo alcuni oggi e cerchiamo di capire dove porta tutto questo, a quali opportunità. Vediamone alcuni, io ne ho presi i primi che mi venivano in mente, poi voi ne avrete senz'altro molto altri. Anzitutto, internet è pericoloso, il web è pericoloso. Questa è un'idea che ci hanno portato avanti a lungo, no? L'idea di una rete nella quale bisogna stare attenti a navigare, la pericolosità di internet, le truffe online, il phishing, no? Pensiamo a tutti questi messaggi. È un posto pericoloso la rete, bisogna stare molto attenti, attenti a navigare, eh? La rete è pericolosa, devi mettere al sicuro tutto quello che hai, non ci dà certezze, la pericolosità, qualunque cosa devi metterla al sicuro. Allora, se ci pensiamo, noi ci scherziamo sopra ovviamente, nel 1800 dicevano la stessa cosa della ferrovia, dicevano, è pericolosa, è una bella invenzione, ma è pericolosa, perché mette in contatto con persone strane. Allora, se ci pensiamo, la pericolosità è un concetto che è sempre stato legato alle innovazioni, alle nuove tecnologie, ai nuovi media. Difficile. Il web è difficile. Solamente se sei in grado di... È come questo bancomat per me viene descritto. Per prelevare devi risolvere un algoritmo, un enigma. È un po' un'idea simile questa. La difficoltà della rete. Solo se sei il Kasparov di internet puoi riuscire a navigare, no? Ci danno un'idea di difficoltà, gli algoritmi complessi della rete, come fai a risolverli? Allora questo allontana. Altro aspetto, la pornografia, questo interessa molto. Si dice, internet is for porn, internet è per il porno. È come se avessimo un tasto incastrato nella tastiera, no? E ci dicono, tu navighi in internet, ma in realtà che cosa fai tutto il giorno? Questa è un po' azzardata per Yam, ma vabbè, passiamo oltre. Abbiamo un'idea di un internet dove abbiamo il pensiero fisso, un pensiero molto fisso, un pensiero fississimo. Questa è l'idea, internet e pornografia. Ci sono persone molto interessate, lo ammetto, va bene? Luoghi comuni, luoghi comuni. Deviazione, questo è un altro dei miei preferiti.
in internet ci sono persone strane, molto strane. Bisogna stare attenti perché le persone normali, noi, non andiamo in internet. Ci sono quelli strani, personaggi pazzeschi, i personaggi che non ti aspetti. È così o no? È così? Lo vedo solo io o è così? A me sembra sia così, no? Questo è il mio costume, l'ho lasciato sul motorino perché non potevo fare la presentazione vestito da morte nera. Inaffidabile, la rete è inaffidabile, altro tormentone, altro luogo comune. Fermi, fermi. È un po' come questo ragazzo che mette il bigliettino col nome della signorina con la ragazza con cui è stato letto, se no non si ricorda come si chiama. Quante volte ce l'hanno detto questo? Internet è inaffidabile, un posto dove non sai mai cosa succede, ti può cadere addosso da un momento all'altro. I server, questo internet, ma un giorno è su, un giorno non si sa. La struttura di internet, un po' così fragile. Altro luogo comune, l'isolamento. Allora, se uso internet mi isolo, divento, un alieno che si aliena, no? Ci sono chiuso in me stesso, divento solo come un cane. C'è questa idea dell'isolamento, che è anche questa, legata sempre alle nuove tecnologie. E all'idea chiaramente sbagliata poi della popolazione che c'è in internet, che siamo tutti noi. Su questo vi faccio un esempio, guardate, è un esempio semplice. Nel 1600, fermi, fermi, 1600 si diceva la stessa cosa dei libri, uguale. Si diceva, se tu, era la nuova tecnologia, leggi un libro, ti isoli, no? Il mondo non esiste più. Nel 1600 proibivano i libri alle donne. Perché la famiglia andava a rotoli, mi isolavo e quindi non ero più attento, non ero più attento a quello che succedeva all'esterno. Altro luogo comune. Virtuale. Questo è quello che mi fa incazzare. Allora, io non so, se prendo quello che ha inventato il termine cyberspazio, no? Il cyberspazio, l'idea che è un posto che non esiste, il virtuale. Siamo lì, sulla nostra pallottola, con lo sguardo un po' ebete, non c'è, internet non c'è, è un posto che avrà un contatto con la vita reale. No, la gente è in internet, i ragazzini, gli hacker. Questa è un po' l'idea, no? Allora, tutti questi luoghi comuni, io ogni volta mi chiedo, ma perché? Perché in Italia ancora li stiamo superando, no? Ma perché non riusciamo a fare lo step successivo? Allora, provando a ragionarci un po', ho visto due categorie che secondo me dobbiamo considerare. Politici e media. Sono due categorie importanti per capire la diffusione di internet, la cultura di internet in Italia. I politici. Vi domando, è in grado la nostra classe politica di seguire internet? È un problema, perché vengono presi in giro, no? È vero, non è una polemica, vengono sbeffeggiati. Per una mancanza di conoscenza non c'è destra, non c'è sinistra. È un fatto di scarsa conoscenza della rete. Seconda categoria sono i media. Tolti i giornalisti in sala, i media hanno una loro responsabilità, ovviamente. E noi nei confronti dei media siamo un po' come il topolino portiere. E siamo lì a cercare di parare questa bordata dei media gigantesca con un'informazione che è sempre, purtroppo, spesso, associata negativamente. Vi spiego perché. Perché è più notiziabile una notizia negativa. Vi faccio sentire una testimonianza di Porta a Porta, una delle più importanti trasmissioni giornalistiche italiane. Sentiamo un attimo. Dall'anno prossimo, dalla prossima stagione, la Mediaset, la Rai, ne fa una quantità molto più ridotta, quindi non ci fanno più reali. Resta questo gigantesco fenomeno di internet. Adesso vediamo un servizio di Roberto Arditti sulla violenza in internet. Internet è un mondo, io francamente forse per ragioni di età lo considero un mondo assolutamente spaventoso, forse perché lo conosco poco e come tutte le cose che conosco poco mi spaventa molto, ma l'idea che dei ragazzini, ormai pare che il 95% dei nostri ragazzi navighi tranquillamente, possa vedere tutto quello che vuole senza nessun filtro, francamente il problema dei reality sì, risolviamolo, ma lì c'è ben altro, vediamo un momento. Internet un mondo spaventoso, non è l'opinione solamente di Porta a Porta, purtroppo è un fatto di cultura diffusa, no? È una generazione che ha bisogno, io non penso per pregiudizio, ma per un fatto di conoscenza, e noi abbiamo bisogno di dare questa conoscenza. Questo è un po' il quadro che mi sono fatto, in questo contesto non è facile, adesso io non so voi, però a volte io mi sento un pochino frustrato.
No, cioè, dopo un po' uno dice, vabbè, allora o cambio paese oppure dobbiamo trovare una soluzione, un equilibrio, ecco. Poi non penso di essere il solo, vedo anche parlando magari con i colleghi, non so, ecco, Tim Berners-Lee, quando inventore del web, quando viene in Italia, ogni volta l'Italia, no, questo internet in Italia, ma perché? Allora, luoghi comuni, pregiudizi, molti li abbiamo superati, però è importante secondo me chiarirsi su questo. Io, guardate, faccio questo mestiere, io sviluppo progetti su internet da 10-12 anni e non sono qui a raccontarvi che internet sia il ballo delle debuttanti, il paese delle meraviglie. Internet è un posto che rispecchia la nostra vita di tutti i giorni, è uno specchio, esattamente uno specchio. Allora, in questa situazione noi dobbiamo sapere che quello che ci troviamo in rete, le cose brutte che ci sono in internet, sono quelle che ci portiamo dalla vita reale. Nessuno è qui a cercare di convincere qualcuno che sia il posto meraviglioso, la soluzione a tutti i problemi. Però, non so come la vedete voi, descrivere internet come un posto per ragazzini, per gli hacker, un posto sempre associato negativamente, mi sembra che esageriamo. E noi secondo me dobbiamo fare qualcosa, perché ne sappiamo molto di più noi, credo, di politici, di media, abbiamo una cultura che dobbiamo diffondere, dobbiamo fare qualcosa non tra un anno, tra due anni, dobbiamo fare qualcosa ora secondo me, possiamo fare qualcosa ora, allora possiamo dare un segnale, siamo qui, oggi è l'evento più importante di internet nella storia, magari così non lo percepiamo, ma io non ho mai visto tanta gente così a un evento internet. Allora anche per dare merito alla rete, per dare merito alle persone che l'hanno fatto, per dare merito a noi che siamo qui, alle persone che l'hanno organizzato, diamo un segnale, un semplice segnale, resistenza passiva si chiama. Un applauso alla rete di 5 secondi. Fermi, no, troppo facile così, vi filmo ovviamente, così resta traccia. Gianluca, vieni su un secondo, eccoci qua, non emozionarti che la fredda tecnologia qui poi... Allora, al tre, poi, la regola è, si può applaudire, i più temerari possono anche alzarsi in piedi, offro il caffè al catering a tutti coloro che si alzeranno in piedi, al tre, ok? Al 3 un applauso, solo i 5 secondi, lo mettiamo poi sul blog ovviamente. 3, 2, 1. Wow! Grandi, veramente. Grazie, davvero, non me l'aspettavo. Stavo stessi tutti lì seduti, zitti, ero già imbarazzatissimo. Va bene, mi date l'altro video che proseguiamo? Allora, quindi abbiamo detto, insomma, luoghi comuni. Poi, chiaramente, siamo in una situazione di cambiamento. Allora, entriamo nel merito di questo cambiamento. Cambiamento, molti dicono, epocale. Allora, vi faccio un esempio. Per me è un po' come nelle relazioni. Quando si parte c'è questa passione, no? Questa frenesia, questa parte molto viva. Poi le relazioni cambiano, finiscono purtroppo e a questo punto uno se ne fa una ragione e va avanti, no? Il cambiamento. Chi ha avuto una delusione in amore? Dica io. Ok? Chi non ha alzato la mano o mente o ne avrà una molto presto, ovviamente questo... È così, non c'è internet che tenga, eh? Allora, però è vero, non so come la vedete voi, ma... Per me è così, c'è un cambiamento in atto e i cambiamenti non sono mai soft. L'altro aspetto è che questo cambiamento è molto reale. Io non sono qui a parlarvi e né gli ospiti di oggi, gli speaker, sono qui a parlare di siti. Non siamo qui a parlare di YouTube, MySpace, Facebook, Flickr e via dicendo. No, siamo qui a parlare di qualcosa di concreto, di molto concreto, qualcosa di reale. Quello che succede in internet esce nella vita di tutti i giorni. Abbiamo avuto un esempio, secondo me, molto importante, molto forte, che è stato il V-Day. Allora, il V-Day, ne hanno parlato tutti. Io non entro nel merito di Grillo, sono un tecnico, non entro nel merito dei contenuti, non mi interessa. Ma questo evento, senza internet, non ci sarebbe stato. E non l'ha detto nessuno. Non ha detto nessuno che questa gente non si è trovata perché si telefonava la mattina per trovarsi in piazza. Grazie alla rete è stato possibile organizzarlo. Internet
punto di incontro fondamentale per quello che è la realtà. Un altro aspetto fondamentale è la velocità. Anche qui vi faccio un esempio semplice. Per me è come la musica. Vi faccio vedere il ritmo della mia generazione. Il tempo delle mele, ve lo ricordate? Ok, lo sentiamo un attimo perché Sophie Marceau poi ero innamoratissimo, lo confesso. Ok, questo ritmo non esiste più. Poi è vero, certo, non eravamo tutti lenti così, però insomma il ritmo è cambiato molto. Vi faccio vedere l'esempio della nuova generazione. Allora, tra parentesi, secondo me serve una preparazione atletica incredibile e alcuni dicono anche un aiutino chimico forse non guasta, ma questo è un altro discorso. Allora, la velocità quindi è un qualcosa di reale, cambia velocemente e questo sposta radicalmente l'attenzione, secondo me, dalla tecnologia alle persone. Internet non è tecnologia, internet sono le persone, siamo noi che la usiamo, non è un cavo. È qualcosa di molto concreto, che fa parte della nostra vita. Poi le persone personalizzano la tecnologia nel modo più così particolare. E noi cosa dobbiamo fare come aziende? Capire come viene personalizzata la tecnologia e riuscire a dialogare. Un altro esempio in questo caso è la lavatrice. Tutti abbiamo una lavatrice a casa? Lavatrice? Tutti, no? Sembrava il convegno della Dixan, ma è così. È una tecnologia che è entrata proprio nel nostro utilizzo, ma quando è venuta, arrivata sul mercato, era una nuova tecnologia, ha cambiato un'abitudine. Qual è l'enorme differenza rispetto a Internet? Che con la mia lavatrice non ci faccio niente. Internet invece è una tecnologia sociale. Il fondamento dei nuovi media è la socialità dell'azione, quindi il rapporto che ho con questa tecnologia. In questo contesto, dal mio punto di vista, è inutile criticare le aziende perché non riescono ad adeguarsi. Non è facile adeguarsi a un cambiamento di questa portata. Non è un piccolo cambiamento, è un cambiamento epocale, l'abbiamo detto. Allora, bisogna trovare un nuovo modo di parlare, senz'altro. Se parlassi alle persone come i pubblicitari parlano alle persone, prenderei un pugno in faccia, dice Gap in Void, un noto vignettista. Però è così, c'è una comunicazione nuova che dobbiamo trovare, delle istruzioni di cui abbiamo bisogno. Questa è carina. Ma è così, non è che si nasce imparati, è un contesto nuovo e dobbiamo cambiare e abbiamo bisogno di un aiuto, siamo qui a parlarne. E allora, visto che siamo a parlare di advertising, sennò poi mi cacciano, parliamo di advertising. Allora, io quando ho visto questo grafico di un annetto fa, ho pensato, wow, com'è possibile che le aziende non si buttano in internet? La prima serata della rete è tutto il giorno, no? di dominio di internet. Adesso gli ultimi dati ci dicono che la prima serata anche alle 8 di sera è di internet. E perché le aziende allora non investono di più in internet? Non perché non sia misurabile, non perché non funzioni, ma perché investire dove si è sempre investito, fare quello che si è sempre fatto, è semplicemente più comodo. Tutto qui. Ma su questo non dobbiamo, come dire, accanirci, dobbiamo saperlo e a questo punto va bene, ce ne facciamo una ragione e sappiamo che c'è bisogno di tempo per fare un cambiamento. E allora le aziende hanno la possibilità di cambiare, di utilizzare internet al meglio avendo le informazioni giuste e sapendo che questo mondo è un mondo amico che però va avanti, con noi o senza di noi. Questo nuovo contesto lo definiscono i social media cosiddetto. Io in breve vi dico alcune caratteristiche secondo me fondamentali che caratterizzano questo mondo. La prima è la distribuzione. Come avrebbe potuto fare questo signore essere visto 80 milioni di volte gratis? Lo facciamo sentire un attimo. Sapete che mestiere fa? Il consulente d'azienda, ma questo è un altro discorso.
Va bene, distribuzione. Si parte sempre da un qualcosa di curioso e poi si capisce che invece è utile per tutti. Nell'advertising abbiamo visto chiaramente, questo è un esempio, pubblicità della Sony Bravia, se non sbaglio, è stata vista moltissimo, no, su tutti i canali di video, molto interessante, quindi si è capito che questa piattaforma può distribuire video. Questo è un altro esempio, video virale, sentiamo anche questo. Forma di video, manejamos quattro variabili. Quattro variabili. Ritmo, variabile di tempo. Tempo. Variabile intensità e per ultimo la variabile swing. Questa è la variabile swing. È un esempio, video virale, no? Si cerca di trovare queste idee. Allora, la distribuzione è fondamentale. Sappiamo che le aziende hanno a disposizione un mondo per distribuire i propri contenuti, che siano spot o altri. Sapendo che lo devo vivere, questo mondo, non lo posso descrivere dall'esterno, vivere dall'esterno. Altro aspetto, la condivisione. Condivisione su due livelli, condivisione di dati e condivisione tra le persone. Condivisione di dati. Oggi internet è uscito da questa scatola qui in cui lo vediamo sempre, è entrato nella vita reale perché i dispositivi si parlano, tutto qui, e quindi la condivisione tecnicamente dei dati è stata di grande aiuto, ha permesso cose che non erano possibili prima. Sapendo che, e questo è il secondo passaggio, gli utenti parlano, si parla del potere, ne parleranno dopo i relatori, i consumatori hanno il potere, noi siamo i proprietari dell'auto e non della strada. È vero, gli utenti hanno in mano il controllo della situazione. Questo è importante. Altro esempio pratico nell'idea della condivisione. Dove, ve lo ricordate tutti lo spot sulla bellezza artefatta, ha avuto un grande successo, ha vinto un sacco di premi. Dove ha fatto un altro spot, sempre sul tema della bellezza e l'educazione dei minori, ed è molto interessante perché i problemi che hanno affrontato loro li abbiamo noi allo stesso modo. Come faccio a far conoscere il mio marchio? Come faccio a utilizzare questo passaparola che c'è in rete, questa condivisione? Come faccio a fare tutto questo senza poi avere i problemi, le critiche, così? Non è facile, però uno, come dire, prova, va anche per tentativi. Loro hanno senz'altro realizzato un'ottima iniziativa, anche questo sta avendo un enorme successo, molto interessante, però non sono iniziative che vengono fatte così, in due secondi. C'è un ragionamento dietro, un'attenzione importante, una conoscenza di questo mondo che è fondamentale. Un altro esempio che vi volevo fare è questo. Rengin Rengquin è una catena di supermercati giapponesi che fa un mestiere molto semplice, ti dice: quali prodotti vuoi? Votameli, sceglimeli e io faccio il magazzino in base ai prodotti che mi dici tu. Sposto l'attenzione sul consumatore. Il consumatore mi dice che prodotto vuole e io lo seguo. Un altro esempio. Altro esempio ancora, perché odio parlare per teorie. Boeing, molto interessante. L'idea di coinvolgere il consumatore anche nella prima fase, la fase di produzione, la fase iniziale. 120.000 persone si sono registrate per dare dei pareri. Di che colore vuoi la sedia? Di che colore ti interessa? Che cosa ci vuoi dentro? Ok? Condivisione. L'altro aspetto fondamentale è il dialogo. Allora, sul dialogo, questo spot secondo me è strepitoso. Abbiamo l'advertiser che è l'uomo e la donna è il consumatore. La donna si siede e dice: io voglio divorziare. E lui dice: ma come? Ti ho comprato lo spot, ti prendo gli striscioni pubblicitari allo stadio, ma che cosa vuoi di più? E dice: io voglio un dialogo. No, ma parlo sul sito web, ma sì, ma solo per vendermi qualcosa. Allora l'idea che effettivamente è cambiato il rapporto e serve una forma di dialogo nuova, diversa. Io su questo vi faccio un esempio, io mangio e vivo di blog, quindi è la cosa più semplice che mi viene da darvi come indicazione, ma ci sono moltissimi strumenti. I blog, per un sacco di tempo abbiamo sentito quelle baggianate che i blog sono solo i diari personali, no? Non è vero, i blog sono uno strumento che ha cambiato il business, ha cambiato i rapporti personali, ha cambiato la possibilità di fare iniziative, ha cambiato un mondo, un mercato. Sono uno degli strumenti, ma è fondamentale. Poi posso decidere di usarli o meno, posso essere dentro la conversazione o fuori, questa è una mia scelta, ma non posso ignorare un fenomeno di questa portata. Blog, to post or not to post, this is the question. Ultima caratteristica, poi chiudo perché se non vi annoio, personale. La rete
porta con sé l'idea della personalizzazione. Altro esempio pratico, Nike, ma ce ne sono altre, anche Adidas, diverse, hanno pensato all'idea di darti un prodotto da personalizzare. Come la vuoi la tua scarpa? Falla tu, io ti do gli strumenti e tu realizzala come meglio credi. Allora, questa idea della personalizzazione la vediamo in tutti i settori in internet, in tutti i settori. Questo è il mio cavallo di battaglia, lo ammetto, Jobs e Gates, è una parodia, è un'idea di personalizzazione. A volte vediamo un'immagine curiosa e ci sembra solamente fine a se stessa. Anche questa è carina, Lord of the Apes. Però è così, la personalizzazione, noi dobbiamo sapere che l'utente vuole personalizzare quello che gli passa davanti. La telecronaca dei mondiali personalizzata, questa ve la faccio sentire. Si va a Berlino, Peppe! Andiamo a Berlino! Andiamo a Berlino, Peppe! Ma è un esempio, ce ne sono mille, questo è un altro esempio. Ve la ricordate la pubblicità della Due Cavalli? La Due Cavalli, questa è stata rifatta. Sentiamo un attimo l'audio, finisce in un modo un po' diverso. In una settimana, se non sbaglio, è stata rifatta, modificata in base al gusto dell'utente. L'esito era diverso e credo gliel'abbiano anche fatta togliere. Va bene, allora, abbiamo parlato di tutto, abbiamo visto i luoghi comuni, abbiamo visto le opportunità che offre questo strumento. È veramente, secondo me, opportunità il termine fondamentale. Oggi abbiamo una opportunità straordinaria, davvero straordinaria davanti a noi. Dobbiamo solo coglierla. Possiamo fare questo passaggio, lo possiamo fare ora. Tutto qui. Grazie davvero per l'attenzione.